Buonasera, bentornati a Cuccioli e Campioni. Abbiamo questa sera pronti a fare le domande ai nostri ospiti, al giocatore che tra poco sarà con noi, dei ragazzi che sono dei veri cuccioli perché loro hanno appena 7 anni. Sono i piccoli amici del Pescara 2011. Benvenuti ragazzi, fatevi un applauso. Eccoli qui, li vediamo dolcissimi. Bruno, salutiamo come sempre il nostro Bruno. Buonasera. Nobili, il nostro coach. Sarà dura oggi con questi ragazzi così effervescenti e così piccolini. Ma è un piacere. È un piacere, sì. Poi abbiamo sempre tanto da imparare da ogni età di atleti che passa nel nostro studio. E abbiamo scomodato questa sera per Cuccioli e Campioni un ex assistente arbitro di Serie B, di Serie A, Francesco De Luca. Buonasera, buonasera Mira, grazie per l'invito. Grazie a te, facciamo un applauso a Francesco De Luca, che oggi è il team manager del Francavilla Calcio. E poi abbiamo il domatore, tra virgolette, di questo gruppo, che è il mister Marco Mosca. Buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera. E vi ricordiamo che Cuccioli e Campioni è una trasmissione nata da un'idea di Rete 8 con la Pescara Calcio, con la collaborazione della Pescara Calcio. La nostra particolarità è che siamo l'unico programma ad avere in studio un giocatore del Pescara e più tardi appunto ci sarà un ospite dalla prima squadra che verrà sottoposto al fuoco di fila di domande dei nostri cuccioli. Allora, cominciamo come sempre da Bruno Nobili. 7 anni, che calcio si gioca a 7 anni, Bruno? Beh, si gioca, più che il calcio si pensa a giocare, a divertirsi, come giusto che sia, e però si fanno i primi approcci con il pallone e con i giochi con il pallone. Questo è, penso, quello che faranno e sarà più chiaro l'allenatore, però penso che è questo il loro lavoro. Francesco De Luca, il calcio, quando è nato questo amore? L'amore per il calcio è nato da, non dico da appena sono nato, ma quasi, è sempre stata una mia passione. Ho iniziato anche io, come tutti i ragazzi e ragazzini, a fare calcio provando a fare il calciatore. Purtroppo i risultati non sono stati buoni e quindi col tempo poi ho iniziato a fare anche, diciamo, a sviluppare questa passione per il calcio con un'altra veste che è stata quella dell'arbitro, che comunque mi ha dato delle grosse soddisfazioni, soprattutto per il fatto che mi ha consentito di stare fino a una certa età in mezzo al campo ed è stato molto, molto bello, diciamo. Tu hai cominciato proprio come arbitro prima di diventare assistente? Si comincia sempre come arbitro, quindi si fa il corso per diventare arbitri di calcio. Io ho iniziato dalle categorie più piccole come tutti quelli che incominciano a fare l'arbitro, quindi dagli esordienti, dal settore giovanile, e poi ho scalato tutte le categorie come arbitro fino in Serie C e poi assistente in Serie A e Serie B per 11 anni. Ragazzi, che cos'è secondo voi un arbitro? Cosa fa l'arbitro? Vediamo un po', qual è la tua idea di arbitro? C'è qualcuno che si è fatto un'idea di questo personaggio, anzi di questi personaggi che si trovano in campo? Passiamo il microfono a lui. Ragazzi, passatevi il microfono, fatelo arrivare a Samuele, Claudio. Allora, Claudio, secondo te chi è un arbitro? L'arbitro c'è bisogno di fischiare quando si fanno fallo. Mm-hmm. Per educazione anche. Secondo te è bravo l'arbitro? Sa fischiare al momento giusto? Sì. Ti sei mai arrabbiato tu con un arbitro? No, mai. No, mai. Qualcun altro che vuole dire qualcosa sull'arbitro? Vai, passa il microfono. Chi è il giocatore che ti ha fatto di più arrabbiare? Partiamo con le domande semplici, ma diciamo che in tanti calciatori quasi tutti in campo sono presi da una foga agonistica che è comprensibile, quindi in campo magari ti fanno arrabbiare, però fuori l'importante è che quando finisce la partita poi diventano tutti quanti bravi, e in campo non ho avuto grossi problemi, particolari problemi con i calciatori.
sono abbastanza bravi, bravini, dai. Voi siete più bravi sicuramente. C'è stato però un episodio con Inzaghi, no? Che ma Inzaghi non è che ti faceva arrabbiare, Inzaghi giocava il primo Inzaghi, perché io l'ho conosciuto sia nei miei primi anni di arbitraggio che negli ultimi anni, ed era un giocatore che ti metteva in difficoltà così come metteva in difficoltà tutta la difesa, giocava sempre sul filo fuorigioco. E lui, Inzaghi del Milan, parliamo. Inzaghi del Milan, esatto, e lui costantemente poi protestava, quindi cercando di crearti difficoltà a te arbitro, a te assistente, ma anche ai giocatori avversari. A volte ci riusciva, a volte meno, insomma, però grossi problemi no, mai. Sentiamo Mister Mosca, presentiamo questo gruppo. Ah, è un gruppo di bambini, come diceva Mister Nobili, la cosa più difficile in assoluto è cercare di farli divertire, perché a questa età giocare a calcio è una parola, io la definisco sempre un po' fuori luogo, nel senso che devono venire al campo col sorriso, divertirsi, fare diversi tipi di esperienze, quindi giocano con le mani, giocano con palloni di diverse dimensioni, di diverso peso, iniziano a scoprire quello che è il proprio corpo, le diverse parti del corpo, quindi è complessa come attività. Però loro, devo dire, sono un ottimo gruppo, sono anche molto attenti, seguono, e un po' anche sono costretti un po' dal domatore anche a seguire. Hanno già un'esperienza di anni precedenti nel calcio questi bambini? Sono qualcuno è già al secondo anno, molti invece sono proprio al primo anno in assoluto. Allora ragazzi, dove vi allenate voi? Dov'è il vostro campo di allenamento? Chi lo sa? Il microfono, chi ha il microfono adesso? Passate il microfono davanti. Pescara Colli, com'è? Ce lo vuoi descrivere il vostro campo di gioco? Ha due campi, uno è sotto e uno è sopra. E voi vi allenate dove? Sotto o sopra? Sopra. Sopra, che è una struttura e un pallone, vero? Siete dentro un pallone? Sì. Com'è? Fa freddo lì d'inverno? No. No. Voi non sentite mai freddo? No. C'è sempre Claudio che vuole aggiungere qualcosa? Dagli il microfono? Ma... No, aspetta con le domande. Noi adesso stiamo parlando del vostro campo di gioco. C'è qualcosa che vuoi dire? Ti piace? Giochiamo sotto il pallone e fa così così freddo. Fa così così freddo. Però poi vi scaldate e quindi non sentite più freddo. Che c'è? C'è qualche altro intervento? Passa il microfono a lui. Che ti chiami? Edoardo. Poi il campo è chiuso. È chiuso, sì, perché è dentro una struttura. Così non scappano i palloni. Allora, com'è? Ecco, qui parliamo anche dell'argomento strutture, perché la Pescara Calcio ne ha tante, e questo è un vostro campo che si trova ai Colli, che è esclusivamente per queste fasce di età. Sì, diciamo che con il direttore, con Angelo, questa terza struttura è l'ultima nata, è nata lo scorso anno, ed è nata per cercare di coprire una zona di Pescara dove effettivamente come polo non c'eravamo. Noi abbiamo il polo al Marina che copre la parte sud e il Ravasco che copre la parte nord. Diciamo che la zona dei Colli era abbastanza scoperta e abbiamo, diciamo, colto a volo l'occasione di questa ristrutturazione di un vecchio campo che c'era in precedenza, e l'hanno ristrutturato, hanno messo il campo in erba sintetica e uno dei due campi appunto è coperto. E andiamo allora sul vostro campo da gioco per conoscere l'allenatore che abbiamo già qui, ma lo sentiamo raccontare in questo servizio girato da Francesco Paolo Salviani la sua quotidianità con i cuccioli del Pescara 2011. Dietro, vi ricordo la regola: recuperata la palla non possiamo segnare subito, dobbiamo sempre fare okay. Poi Matteo vai da va bene?
Siamo pronti? Sì. Chiedo, sei pronto? Sei nato pronto, penso. Allenare i bambini così piccoli richiede parecchie attenzioni, bisogna seguirli non solo da un punto di vista tecnico, che è molto relativo, ma soprattutto da un punto di vista motorio, per l'apprendimento dell'attività di coordinamento e finalizzata poi al gioco del calcio. E soprattutto poi devono fare una cosa che è fondamentale, cioè divertirsi, e quindi anche la parte del divertimento ricopre un aspetto importantissimo. La competitività a quest'età fortunatamente non c'è, bisogna saper educare anche i genitori a questo, che è sempre molto difficile, perché molto spesso sono i genitori ad essere particolarmente competitivi, loro no, loro fortunatamente si divertono e basta. Io personalmente faccio questa attività da parecchio, quindi riesco ad instaurare sempre un buon rapporto con i genitori. Ho un ottimo dialogo con loro e mi faccio capire da subito, quindi sono sempre molto chiaro da inizio stagione. Quindi la prima riunione con loro è finalizzata al loro comportamento, non a quello dei bambini, perché i bambini poi stanno con me, quindi sono sempre bravissimi. Sì, l'educazione va insegnata tra virgolette, nel senso che i bambini sono molto rispettosi fra di loro, quindi è anche molto relativo questo insegnamento. Ripeto, il lavoro più duro e più impegnativo è fatto proprio con i genitori, però devo dire che sarà forse perché riusciamo anche con Spartaco ad approcciarli bene, sono sempre stati molto bravi, quindi ci siamo sempre trovati bene. L'essere predisposti c'è in questa età, però è un aspetto decisamente secondario, nel senso che comunque le capacità coordinative devono essere sviluppate sia in quello particolarmente predisposto che in quello che ovviamente magari lo è meno. E a fine stagione i risultati si vedono sempre, sia nell'uno che nell'altro. Però comunque già da questa età chi è particolarmente predisposto si vede. Cioè. Due. Uno. Verde di là. Abbiamo visto Mister Mosca all'opera. Bruno, per un allenatore a contatto con ragazzi di questa età ci vuole molta pazienza, ma anche molto ingegno per trovare modi di appassionarli al gioco del calcio, senza però essere troppo tecnici. Certo, è importante interessarli a quello che stanno facendo, a qualsiasi gioco vanno facendo, col pallone, senza pallone, con giochi motori, eccetera, eccetera, perché interessandoli li tiene sempre sul vivo e possono così anche sfogarsi, perché magari a casa non possono farlo per i problemi che esistono in una casa, e invece in mezzo al campo, all'aria aperta, c'è possibilità anche di dare libero sfogo alla loro verve. Francesco De Luca, la correttezza in campo si dovrebbe insegnare già da questa età? Ma io non lo so perché penso che tra i genitori, tra gli insegnanti, tra tanti altri adulti che circondano ogni ragazzino, in tanti sono tutti educatori. Forse in campo loro devono pensare, concordo con mister, a divertirsi, a giocare in maniera spensierata. L'educazione poi la imparano da soli, la imparano con gli istruttori che sono al loro fianco, però non deve essere un qualcosa che va inculcato in maniera categorica, deve essere un qualcosa secondo me che viene via via con l'approccio con gli altri compagni e con gli altri ragazzini. Quindi è un qualcosa che devono autodisciplinare da soli, secondo me, a questa età, perlomeno quando vanno a giocare a pallone, almeno si devono divertire. È giusto, mister? Penso che la prima cosa a cui arrivi a loro è l'insegnamento e l'esempio.
per cui se abbiamo genitori corretti, mister corretti, dirigenti corretti, vale più di un rimbrotto fatto così, estemporaneo in mezzo al campo, anche perché poi non ne hanno bisogno. Se loro come esempio hanno delle figure di riferimento che comunque sono corrette, l'educazione viene da sé. I genitori sono corretti, la insegnano la correttezza in generale, non parliamo di questo gruppo, parliamo in maniera... Guarda, io sono genitore, le dico che è veramente difficile stare fuori e non dico stare zitti, però non lasciarsi andare al commento, a richiedere di fare un'azione, di una prestazione, piuttosto che incoraggiare e basta. Però vanno educati anche i genitori. Bruno, sei d'accordo? Sì, senz'altro, perché è chiaro che i genitori stravedono per i loro figli ed è giusto che sia così. Però in un contesto dove c'è un gruppo, eccetera, sarebbe meglio evitare i commenti e discorsi, perché ci sono interessi di altri bambini, quindi magari si può nuocere a questo o a quello, per cui è meglio evitare di parlarne. Allora ragazzi, qui si parla di correttezza, vorrei sapere chi di voi ha subito un brutto fallo o è stato scorretto con un avversario di gioco o con un compagno di gioco. Vai Edoardo, avvicina il microfono. C'è un bambino che ora qui non c'è, che quando vede, io gioco a palla, quando vede il mio pallone me lo butta sempre da un'altra parte. Ah, quindi è un po' rispettoso. E tu cosa fai? Me lo vado a riprendere. Lo vado a riprendere, bravo, pacifico. Poi, ancora? Passa il microfono. Due falli me li hanno fatti. Come? Come li hanno fatti? Uno mi hanno preso il pallone e uno mi hanno preso il piede. E tu che come hai mai risposto? Cosa hai fatto? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. C'è qualcun altro che vuole intervenire dietro? Luca? Io non faccio mai falli, sto sempre buono. Bravo, quindi sei corretto. È vero, mister? E poi ce l'hanno tutti su di me quando c'ho la palla. Ah, quindi... E la passo e me la prendono e mi fanno la scivolata per senza motivo. Ah, quindi sei molto attaccato dai giocatori avversari. Dai, vai. A me non mi hanno fatto mai falli. Mai? Bravo. Io non li ho fatti mai. Non ne hai fatti mai, bravo, quindi sei corretto. E se invece ti facessero un fallo, che cosa faresti? Niente. Niente, è corretto. Ancora? C'è un altro bambino che vuole intervenire? No, ha cambiato idea. Sì? Vicino a te, dai il microfono a lui? Così sto contenendo il microfono. Dai, volevi dire qualcosa? Dai, ti ascoltiamo. Quando mi fanno una spinta, io mi fanno tanti sgambetti, io mi rialzo subito. Ti alzi subito, quindi ti rimetti subito in piedi. Bravo! Di nuovo Edoardo, che particolarmente lo cuoce. Per i falli non si deve arrabbiare, perché loro non lo fanno apposta, vogliono prendere la palla ma prendono le nostre caviglie. Giustamente, non lo fanno apposta. Bene, ragazzi, ma secondo voi, hai qualcos'altro da dire? Se qualcuno fa un fallo, quello che ha detto Edoardo. Però... Detto Edoardo. Non ha detto nient'altro, così sei d'accordo con Edoardo. Ma secondo voi, ragazzi, in una vostra partita ci starebbe bene un arbitro vero che viene ad arbitrare le vostre partite? Sì. Sì, perché? Perché la correttezza si deve vedere. Giusto. Passiamo a Luca, il microfono. Ti piacerebbe, Luca, che ci fosse un arbitro vero? In campo? Sì, perché così poi si fischia sempre i falli. Ancora, davanti a te? Vai. Alcune volte mi fa arrabbiare. Chi ti fa arrabbiare? L'arbitro. Ah, ti fa arrabbiare qualche volta. E perché ti fa arrabbiare? Ma si deve vedere che arbitro è. Ah, quindi ci sono arbitri più bravi e meno bravi? Quello vuoi dire? L'arbitro è uno solo in quel caso. Cosa? L'arbitro è uno solo in quel caso.
Uno si chiama Maresca. Ah, Maresca. Ah, ma qui stai parlando di arbitri veri? Sì. Ma voi vi arbitri il mister, no? Non arbitra il mister? A voi. Sì, ma le partite vere. Le partite vere. Non fischia mai fallo il mister? Ah, quindi è accomodante, insomma. È all'inglese. In realtà si auto-arbitra. È perché ci dobbiamo divertire. Ah, ecco, quindi vi fa divertire. Ah, quindi l'arbitro non vi fa divertire. No, vi fa divertire, ma... Allora, diamo la parola ancora a Edoardo e poi andiamo a vedere il secondo servizio che è su di voi. Alcune volte ce li dai i falli. Alcune volte ve li dai i falli. E voi avete anche le espulsioni? Sono comprese le espulsioni? No, non ci sono. Espulsioni, cartellini, no. Edoardo? E poi gli arbitri ti portano anche opportunità perché tipo se sono bravi e fischiano il rigore che c'è, può segnare, oppure le punizioni. Giusto, quindi possono essere utili per far vendere. Possono essere parati, dice Luca. Dai, vai tu. E poi andiamo a vedere il servizio. Perché possono essere parati pure le punizioni. Sì, quindi non è detto che vi faccia andare in vantaggio la decisione dell'arbitro. Nessuno segna mai. Vabbè, qui. Stiamo divagando, andiamo in pubblicità, ci vediamo subito dopo a Cuccioli e Campioni. È il momento di vedervi all'opera, ragazzi, siamo venuti sul vostro campo per riprendervi durante gli allenamenti e adesso vediamo il servizio girato da Francesco Paolo Salviani. Ora, quanto tempo giochi nel Pescara? È il primo anno questo che giochi nel Pescara? Sì. Primo anno. Che cosa vi piace di più del calcio? Fare le partite. Fare rigori. Rigori, sei bravo a trasformare i rigori? Sì. Quanti gol hai fatto sul rigore? Tutti quanti li faccio gol, non ne sbaglio nemmeno. I gol li fai? Sulla partita. Su azione. Hai fatti tanti? Sì. Ma da grande che ruolo vorresti ricoprire? Volete fare l'attaccante tutte e due? C'è destro. Ala. Allora, questa squadra, siete amici, c'è un po' di rivalità tra di voi? Insieme. Tutti? Noi due andiamo insieme. Siete amici? Sì. E in campo vi aiutate? Contro. Ma se non so, se in campo gliela, la servi la palla al compagno? Sì. Che cosa vi hanno insegnato qui? Qual è la cosa più importante che avete imparato in questa scuola calcio? Il pallone che si mette a terra e poi fai così e lo alzi. Non me lo ricordo. Che cosa ti dice il mister? Che cosa vi dice? In che cosa dovete migliorare? Nella partita. Nei rigori. Da grande che cosa vuoi fare? Il carabiniere. Ah, non vuoi fare il calciatore? Anche il calciatore, tutte e due. Ma tutte e due non li puoi fare, devi scegliere. Se dovessi scegliere oggi, che cosa sceglieresti di fare? Il calciatore o il carabiniere? Dove vorresti giocare? A Milano. Nel Milano o nell'Inter? E tu invece? Da grande? Calciatore. Dove? A Bologna. Ah, nel Bologna. No, voglio giocare nella Juve. Ah, nella Juve. Allora a Torino. Hanno la classe dei fuori classe. Holly e Benji. Sono due cicloni, questi campioni. Nel loro cuore batte un pallone.
perché hai scelto proprio il calcio come sport? Perché è bello. Ti piace più il nuoto o il calcio? Il calcio. Perché? Perché sì. Allora, tu vai a scuola e che classe fai? Prima di. Riesci a studiare, a essere un bravo alunno e a essere anche un bravo atleta? Sì. Come fai? Qual è il segreto per riuscire a fare tutto bene? Stare in silenzio. Ah, stare in silenzio. Che cosa stai imparando? Cosa ti hanno insegnato finora che è l'importante, che ti piace? Di passare la palla. E secondo te un bravo calciatore come deve essere? Forte. E tu pensi di riuscire a diventare un giocatore forte? Sì. Che cosa te lo fa pensare? Perché sei così sicuro? Perché ti piace come giochi? Sì. A casa chi è che ti ha portato a giocare a calcio? Mamma e papà. Mamma e papà. E chi è più contento che tu giochi a calcio? La mamma o il papà? Mamma. La mamma? La mamma è una tua tifosa? Sì. Allora, tu da grande dove vuoi giocare? Prima in Pescara, poi alla Juve. E che ruolo vorresti coprire nella Juve? Attaccante. Quale allenatore ti piacerebbe che ti allenasse? L'attuale allenatore della Juve, Allegri, o un altro allenatore? Allegri. Che cosa ti piace di Allegri? Che dice, sgrida i giocatori quando non sanno bene. E il tuo mister ti sgrida? Cosa ti dice il tuo mister? Devi passare la palla. Prometto di diventare un giocatore forte. Un saluto ai cuccioli e campioni. Mister, la disciplina in questo gruppo come si applica? La disciplina, guarda, sono abbastanza vivaci, però cerco sempre di farli sfogare soprattutto nella prima parte dell'allenamento. Perché molti vengono direttamente da scuola alle 4:30, quindi stanno 8 ore seduti sui banchi, hanno bisogno di correre, di sfogarsi. Iniziare a parlare ad un bambino che ti viene da 8 ore di fila di lezione a scuola è praticamente inutile. Quindi diciamo che la prima parte è proprio di sfogo assoluto, loro vengono e corrono con la palla, stanno in porta, tirano, giocano, simulano le partite fra di loro e poi piano piano iniziamo l'attività. Però è sempre molto, come diceva mister prima, bisogna coinvolgerli molto per cercare di farli stare attenti. Più sono coinvolti, più sono attenti. È l'unica cosa. Bruno? Sì, beh, quello che dicevamo prima, cioè prima il gioco che li distrae un pochettino dalle fatiche da cui vengono, cioè dalla scuola. E poi dopo, piano piano, si comincia col cercare di fare apprendere qualche cosina, sempre senza annoiarli, ma tenendoli nel vivo del gioco. Francesco De Luca, i bambini sognano generalmente di diventare calciatori e non arbitri. Come nasce poi l'interesse verso questa professione? Se ci fossero dei bimbi alla loro età che sognano di diventare arbitri, la cosa mi preoccuperebbe un pochettino, perché molto, insomma, non è tanto, non sarebbe tanto normale. Quindi giustamente loro devono pensare a fare il calciatore da grande, devono pensare a divertirsi, perché la cosa più importante è quella, e poi col tempo, magari divertendosi e coltivando l'amore per il calcio, si può capire che il calcio si può fare anche in un altro modo. Il calcio si può fare calciando il pallone come calciatore, oppure arbitrando una partita,
nel tempo diventando istruttori per i bambini più piccoli, di allenatori, e ci sono tanti modi per essere vicini al calcio e per continuare a coltivare quella passione che nasce da piccoli, insomma. Lei effettua un'opera di reclutamento nelle scuole, un'attività molto capillare. A che età si comincia? Per diventare arbitri l'età si comincia a 15 anni, quindi comunque i ragazzi hanno già magari calcato i campi, anche se oggi devo dire una cosa, che rispetto ai miei tempi, io ho cominciato a fare l'arbitro 20-25 anni fa, e diciamo che erano tutti ex calciatori che per un motivo o per l'altro non avevano fatto carriera da calciatore e quindi sono diventati arbitri. Invece adesso vedo nelle sezioni tanti ragazzi che hanno la passione a 15-16 anni proprio di diventare arbitro, quindi anche ragazzi che non hanno mai calcato i campi come calciatori iniziano questa attività in maniera curiosa, perché comunque incuriosisce questa figura, e quindi c'è un reclutamento di ragazzi sicuramente superiore rispetto a tanti anni fa, anche perché adesso l'arbitro è diventato anche rispetto a prima un personaggio, quindi ha con la televisione una figura anche particolare. Bruno, tu hai visto nel tempo... Ho notato una cosa, che anche al femminile c'è questa cosa di... Ci sono tante ragazze. Che si avvicinano al mondo dell'arbitro, alla carriera arbitrale, e infatti adesso ci sono tante ragazze che stanno facendo corsi per diventare arbitro, e se ne vedono tante. Sì, ora se ne vedono molto di più, una volta erano la mosca bianca, oggi invece sono veramente tante anche loro. Bruno, tu hai visto tutta l'evoluzione degli arbitri negli anni, il ruolo dell'arbitro negli anni, oggi è molto più impegnativo e sbagliare è diventato veramente difficilissimo per un arbitro, soprattutto con il pubblico pronto a giudicare. Ma sbagliare è umano, quindi è ovvio che può sempre succedere. È chiaro che oggi ci sono, specialmente ai livelli alti, parliamo nel professionismo, la Serie A, ci sono anche dei mezzi che possono aiutarti, non ultimi questi che hanno tirato fuori ora, che sono mezzi che possono aiutarti. Però rimane sempre il fatto che l'errore ci può essere e fa parte del gioco. Video assistant referee, VAR. Che cosa pensate, ragazzi, del VAR? Lo sapete che cos'è? Sì? Allora, dici, che cos'è? O che cosa pensi? Vai, Edoardo vuole parlare sempre. Passate il microfono, Edoardo, per favore. Una cosa dove l'arbitro, se non è convinto, va a riguardare alla specie di TV che è successo, così si vede meglio e dice se fallo sì o no. Bravissimo, bravissimo. Facciamo un applauso a Edoardo, che ha spiegato alla perfezione il meccanismo. Secondo te aiuta? È un accessorio, diciamo, che aiuta a fare gli arbitri meglio? Sì. Bene. Dici, cosa pensi? Io penso che l'arbitro deve vedere meglio, perché i giocatori gli dicono, se i giocatori che gli hanno fatto fallo dicono sì, e i giocatori che hanno fatto fallo dicono no. No. Questo sarà più difficile. Andiamo avanti, al prossimo. Claudio, passiamo il microfono a Claudio. Si parla di VAR. A me mi sembra un computer automatico che dà quello che succede. Quindi secondo te sei d'accordo o no? Preferivi quando non c'era questo aiuto filmato in campo? Preferisco quando non c'era. Perché? Perché si può anche rischiare. Si può anche rischiare. Passiamo il microfono dietro di te, Luca. Poi il VAR ti aiuta tanto perché ti dice se è rigore o no. Vabbè, giusto. Quindi vorrei sapere chi...
Chi è favorevole e chi contrario? I favorevoli alzino la mano, chi è a favore del... Poi pure rischi perché già sei stato ammonito, ti può dare anche l'espulsione. Certo, eh sì. Invece così, tu dici senza il video te la puoi cavare. C'è Claudio che vuole aggiungere, il nostro opinionista. Per l'altra squadra possono dare. Eh beh sì, a tutte e due le squadre naturalmente. Claudio. Sono fantastici. Vai. Senza bar, poi anche se non era fallo, gli dava tipo giallo ed era un'ingiustizia così. Così invece adesso non ci sono dubbi. Quindi secondo voi non si può sbagliare così, non c'è spazio per errori. Per me il VAR sarebbe una cosa che come all'arbitro gli fa vedere, è come un grande schermo che gli fa vedere gli fa, se sono falli sì o no. Bravissimo. Allora, si sta divertendo Francesco De Luca, no? Sono veramente spettacolari. Allora, voi lo vorreste questo supporto sul vostro campo? Vi piacerebbe che qualcuno riprendesse le vostre azioni? No, perché no? Perché poi? Sentiamo Luca. Perché poi non vorresti? Insomma, rischio pure che non ci dà mai il rigore. Ah, ecco, quindi preferite evitare che ci sia la testimonianza filmata. Però non dà la punizione, ha solo il rigore, solitamente. Non dà la punizione, solo il rigore. Tecnicamente ha ragione. Il VAR non entra in merito all'episodio. Bravissimo. Sono molto informati, ma chi li informa? Siete voi che date lezioni anche di regolamento? No, il VAR per fortuna per noi non... Claudio, vai, poi... Edoardo ha qualcos'altro da dire, il nostro opinionista. E molte volte va per il fallo di mano. Anche per il fallo di mano, giusto? È giusto? Sì. Bravissimi. Dai, l'ultima cosa, poi andiamo... Quello che ha detto Edoardo era giusto. Io voglio aggiungere un'altra cosa. Sì. Che quando l'arbitro vede, deve vedere bene. Certo. È giusto. Perché ti è capitato di vedere qualche arbitro che non vedeva bene? No, non vedeva bene qualche arbitro. Ah, quindi ti è capitato di vederlo. Sì. Sì. Dobbiamo mandarlo dall'oculista a fare una visita. Bravissimi. Allora, ragazzi, noi ascoltiamo ancora voi perché è il momento di presentarvi. Ci dovete dire il vostro nome, cognome e poi i ruoli in cui vi piacerebbe giocare, perché ripetiamo, mister, non hanno un ruolo adesso. Ruoli, loro. No. Li alternate un po' in tutti i reparti. Sì, giocano, giocano in attacco, in difesa, in porta, ruotano, fanno più esperienze. Ma loro hanno già dei desideri sulla... Sì, chiaro, sì. Naturale. Quindi ognuno chiede di essere impiegato. Sì, tutti attaccanti, tutti portieri. Tutti attaccanti. Non trovi mai un difensore. Allora, dai, comincia. Nome e cognome? Pietro Restinetti. Mi piace fare l'attaccante. Non avevamo dubbi. E da grande dove vuoi giocare? Dove vorresti giocare? Al Torino. Tu? Paolo di Remigio. Vorrei giocare attaccante destro. Dove? In che squadra? Alla Juventus. Nella Juventus. Samuele De Cosma. Vorrei giocare al Napoli. Al Napoli? E che ruolo? In che centrocampista. Ruolo? Centrocampista. Mettiti un po' più dritto. Ecco, bravo. Dai, nome e cognome? Chiamo Davide. Davide di cognome? Cervella. Ok, e che, dove ti piacerebbe giocare? In che ruolo, Davide? La Roma. La Roma, ma che cosa? Ti senti più difensore, attaccante, centrocampista? Attaccante. Sono Claudio Candeloro, vorrei fare il centrocampista e da grande vorrei giocare nella Juve. Pietro. Mi chiamo Pietro De Massis, voglio giocare alla Juve, difensore. Mi chiamo Filippo Lacava, voglio giocare alla Roma. Che ruolo? Attaccante destro. Attaccante destro. Le idee chiare. Cioè. Mi chiamo Luca Tassione, mi piacerebbe giocare nella Juve.
Centroavanti. Centroavanti. Mi chiamo Lorenzo Di Baldassarre e vorrei giocare da grande alla Roma centrocampista. Mi chiamo Alessandro Mongelli, vorrei giocare attaccante e vorrei giocare alla Juve. Nicola. Nicola? Gian Battista. Uh-huh. Vorrei giocare con la Roma attaccante. Edoardo Pecoraro, vorrei giocare al Milan attaccante destro. Bravi ragazzi, fatemi un applauso. Le idee molto chiare avete tutti, però non abbiamo sentito qualcuno che vuole giocare nel Pescara. C'è qualcuno che vorrebbe giocare al Pescara, magari prima di andare alla Juventus, alla Roma. Allora aspetta che diamo il microfono. Diamo il microfono a lui, si chiama Pietro. Io prima di andare al Torino vorrei andare al Pescara. Nel Pescara, sì. Poi? Anch'io. Prima di andare dove tu? Alla Juventus. Alla Juventus. Anche io dopo che sono andata al Napoli. Ah, dopo che sei andata al Napoli, quindi di ritorno. Vorrei io andare prima al Pescara della Roma. Ok, vai, qualcun altro vuole giocare al Pescara? Io dopo la Juventus. Dopo la Juventus. A fine carriera. Pure io dopo la Juventus. Ok. Io prima la Roma. Prima della Roma. Io prima il Pescara. Io dopo la Roma. Dopo la Roma. Io dopo la Juve. Io dopo la Juve. No, dopo la Roma. Io ho cambiato idea. Io vorrei fare tipo un Marco Van Basten che sta prima al Pescara e poi al Milan. Marco Van Basten, prima al Pescara. Non me lo ricordo. È passato per Pescara. Pescara. Ma non so. Qua ci è sfuggito Marco Van Basten al Pescara. Ma l'aereo. Allora, no, tienilo tu. Siediti, Pietro, per favore. Ok. Allora, adesso, ragazzi, ci sono le domande che voi avete preparato per gli ospiti, in attesa che arrivi il giocatore, perché ricordiamo che tra poco in questo studio ci sarà un giocatore del Pescara. Allora, una domanda per il nostro ex arbitro, adesso team manager del Francavilla. Che cosa consiglia a un ragazzo di fare l'arbitro o il giocatore? Allora, prima Francesco De Luca. Il primo consiglio è di divertirsi e quindi di fare sport, che sia il calciatore o qualsiasi altro sport, fare sport. E poi consiglio, se possibile, di fare il calciatore sicuramente. E comunque, se non dovesse andare a buon fine la carriera come calciatore, si può sempre provare a fare l'arbitro, che è altrettanto bello. La stessa domanda per Bruno Nobili. Penso che all'inizio ti divertirai senz'altro più a giocare al calcio, attivamente. La passione per diventare arbitro ti potrà venire in una seconda parte, quando sarai più grande, magari fare lo sport attivo ti annoierà e allora può darsi che ti verrà la voglia di fare l'arbitro. Altra domanda per Francesco De Luca? Vai. Qual era il tuo sogno da bambino? Il mio sogno da bambino è uguale, identico al tuo. Scommettiamo? Tu che sogno c'hai? Diventare un calciatore. Bravo, ed era anche il mio, era. Beh. Allora, altra domanda per Francesco De Luca. Qual è il giocatore più corretto che hai incontrato? Giocatori corretti, ne ho incontrati tanti, se devo dire un nome, più di un calciatore, un allenatore, diciamo forse Donadoni è stato tra gli allenatori professionisti più corretti che abbia mai incontrato. Calciatori tanti, adesso uno in particolare non mi viene in mente, quindi diciamo Donadoni, allenatore, dai. Pietro. Qual è il giocatore che hai visto in una partita più scorretto? Più scorretto? Più scorretto? Non me lo ricordo. Domanda, risposta diplomatica. Pietro, dai, diamo il microfono a Pietro che ha la domanda per Francesco De Luca.
Oggi, durante le partite del Francavilla, si mette dalla parte degli arbitri o dei giocatori? Ecco, questa è una bella domanda. Io tendo sempre a giustificare il comportamento degli arbitri in campo. Quindi generalmente sto dalla parte degli arbitri perché so quali sono le loro difficoltà e quali potrebbero essere i loro errori. Quindi cerco di fare da tramite tra le ire dei miei calciatori e gli errori che fanno gli arbitri. Però diciamo che adesso lavoro per il Francavilla, quindi sono più tifoso del Francavilla che degli arbitri. Però i calciatori sono intelligenti e quindi riescono a capire, anzi capiscono sempre e spesso quali sono le problematiche dell'arbitro e quindi tramite me riescono anche ad arrabbiarsi poco. Altra domanda? Claudio. Qual era il tuo idolo? Io tra i miei idoli, essendo simpatizzante romanista e tifoso del Pescara, io i miei idoli che hanno giocato nel Pescara, che sono Leo Junior, che forse voi non conoscete, ma se chiedete ai vostri papà vi diranno chi era, Leo Junior, Dunga, ex calciatori del Pescara forte, poi Rebonato, Gatta, Benini, Camplone, il Pescara che vinse, Immobile anche, certo, però Immobile ero già più grande, Insigne, e quando ero piccolino diciamo Falcao un giocatore, Bruno Nobili è un grande, però io ho vissuto nell'epoca di Leo Giulio. No, sì. A me fra Ronaldo e Maradona. Fra Ronaldo e Maradona. Bella scelta. Allora ragazzi, chi ha la domanda per De Luca? Vai. Qual è la prima partita che hai arbitrato? La prima partita che hai arbitrato non me la ricordo perché è passato tantissimo tempo. Diciamo che la prima partita in Serie A, quella me la ricordo, è stata una grande emozione, l'ho arbitrata nel dicembre 2005 ed era Parma-Cagliari, quella me la ricordo un pochettino di più. C'è un'altra domanda? Passate il microfono a Claudio. Ma tu che sceglieresti, Insigne o Immobile? Per cosa? Per una squadra, se fosse un allenatore? Quella sì. Tutti e due, come si fa a scegliere l'uno o l'altro? Tutti e due nel Pescara. Tutti e due nel Pescara, li facciamo tornare, va bene? Tra un po' speriamo che tornino tutti e due. C'è la pubblicità, e prima però abbiamo una sorpresa per l'arbitro Francesco De Luca, perché c'è un personaggio legato alla tua nuova vita di team manager del Francavilla che ti fa un saluto in questo video. Vediamo. Ciao Francesco, una grandissima carriera da arbitro internazionale, fantastico, da team manager un po' meno. A parte gli scherzi Francesco, grazie mille per quello che hai fatto e continuerai a fare per noi, ti vogliamo bene e soprattutto sei una bellissima persona e un bel ragazzo un po' meno. Ciao grande! Grazie, questo è Emanuele Sembroni, ex giocatore del Pescara, ora capitano del Francavilla. Ti vuole bene, ti vogliono bene a Francavilla. Ma diciamo che abbiamo creato un bel gruppo, un gruppo di persone serie, ragazzi fantastici. Per me è la prima esperienza in una società di calcio e devo dire che mi sto divertendo e sto imparando veramente tanto, tanto da loro. Quindi è una carriera appena iniziata e spero che non continui a lungo. Francavilla che può fare di più rispetto all'attuale posizione di classifica? Ma nella vita si può fare sempre di più, quindi Francavilla anche potrebbe fare di più, diciamo che abbiamo fatto bene, stiamo facendo bene, abbiamo un obiettivo, la matematica ci dice che questo obiettivo è ancora raggiungibile, stiamo lavorando per raggiungerlo e speriamo tutti quanti di ottenerlo. Bruno, tu abiti a Francavilla e vivi da vicino anche questa realtà? Certamente, prima perché ci abito e poi perché ci ho finito la carriera nel Francavilla, quindi c'è una simpatia per questa squadra che in fondo è la squadra della città in cui vivo.
li seguo, vedo che stanno facendo bene, però non è detto che non possano raggiungere la meta che si erano prefissi, perché ancora è aperta questa possibilità. E noi facciamo un in bocca al lupo al Francavilla Calcio e un ringraziamento particolare al capitano Sembroni che si è prestato al nostro gioco. Ci vediamo subito dopo la pubblicità con il giocatore del Pescara che sarà protagonista dell'ultima parte della nostra trasmissione. Agguerriti, schietti, come li abbiamo visti finora, i nostri cuccioli sono pronti per accogliere il centrocampista del Pescara, Luca Valzania. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Luca, ciao. Grazie per essere qui. Tocca a tutti i giocatori del Pescara venire in questo studio e sottoporsi a questo esperimento di essere intervistati dai ragazzi, che normalmente è un'esperienza nuova per tutti, anche per te, vero? Sì. Non credo che tu abbia mai avuto domande. No, penso sia la prima volta. Allora Luca, loro hanno 7 anni. Tu a 7 anni non avevi... Cosa? Sa, qualcuno ne ha 6, quindi qualcuno ancora più piccoli, sono proprio cuccioli. Tu alla loro età non avevi ancora scoperto il calcio? No, diciamo che ho iniziato a giocare in una squadretta, quella del mio quartiere, all'età di 8-9 anni mi pare. Fino a quando non avevo loro età penso di aver giocato tanto dietro casa mia con i miei amici magari e dando 2 calci così. Però in linea di massimo penso di, se non mi sbaglio, all'età di 9 anni. Eri anche molto bravo nel nuoto? Sì. Brava, io all'inizio ero indeciso se senso far nuoto o calcio, poi però avevo questa passione del pallone e ho deciso di intraprendere questa strada. Bruno Nobili, un tuo giudizio su Valzania? Ma lui quest'anno ha fatto diverse partite, direi eccellenti. Qualcuna un po' meno, secondo me deve trovare ancora una certa continuità nella sua prestazione, e dopodiché potrà fare quasi tutte le partite come le migliori che ha fatto. Francesco De Luca, è un momento importante per Luca come per i suoi compagni di squadra con il cambio della guida tecnica che c'è stato questa settimana. Ma io penso che loro come squadra sapranno trovare le giuste motivazioni, perché hanno voglia di terminare bene questo campionato e soprattutto hanno voglia di dimostrare che non sono quelli visti nelle ultime partite. Un periodo negativo in un campionato ci può essere, il Pescara io spero di poter dire che lo ha passato e sono convinto che già da Palermo possono dire la loro e fare una grande partita, me lo auguro. Marco Mosca su Valzania. Sì, è un ottimo giocatore, sta dimostrando appieno tutte le sue qualità e, come diceva giustamente prima il mister, anche data probabilmente la giovane età, deve ancora ultimare un processo di maturazione che sicuramente lo porterà a calcare, penso, campi anche più importanti. E conosciamo meglio Luca Valzania nella scheda curata da Massimo Profeta. Corsa, fisicità, capacità di inserimento con e senza palla, soprattutto gol pesantissimi. 3 in quella che sta diventando una stagione a dir poco travagliata. Appena compiuto 22 anni, Luca Valzania, nazionale under 21 in prestito dall'Atalanta, romagnolo ad hoc, cesenate da generazioni. Comincia nelle giovanili bianconere. Il debutto in prima squadra nella stagione 2013-2014, Bisoli allenatore, un gettone promozione in
dopo la doppia finale con Latina di Roberto Breda. Due presenze nella massima serie. A giugno 2015 la cessione a titolo definitivo all'Atalanta, che lo valuta 6 milioni di euro, una parte dei quali coperta dal passaggio al Cesena dell'ex biancazzurro Mussacone a titolo definitivo, di Salvatore Molina, oggi all'Avellino, e di Federico Varano in prestito. Valzania rimane comunque in parcheggio al club romagnolo, 17 presenze, un assist per il 3-0 di Ragusa ad Ascoli, simil Avellino, quando, storia recentissima, propizia la rete del momentaneo vantaggio firmato da Leonardo Mancuso. Dopo essere tornato a Bergamo per fine prestito nella sessione estiva 2016, viene girato sempre con la stessa formula al Cittadella. Stagione da protagonista, 33 presenze, il primo gol tra i professionisti contro il Carpi. Finora nel Pescara 24 presenze. Nei piedi la dinamite, prima doppietta in carriera nella sfida interna con la Ternana, quando di fatto evita una sconfitta, e il tracciante da 3 punti nel confronto col Venezia, sempre all'Adriatico. Studia inglese da un po', perché il suo sogno è quello di sbarcare in Premier League. Tifoso del Liverpool, il suo idolo Steven Gerrard. Altre passioni, la NBA di basket e la MotoGP. Valentino Rossi, il suo sportivo preferito. Non è un caso, perché il Pescara deve riprendere a marciare, soprattutto a correre, per un traguardo che proprio nessuno, fino a qualche settimana fa, aveva immaginato: la salvezza. È tutto vero? Sì, sì, tutto vero. Appassionato di tanti sport. Sì, diciamo che non mi sono solo focalizzato sul calcio, anche nel senso, ho cercato un po' di, come dire, ampliarmi un po', soprattutto nel senso, magari altri sport, come mi piace il basket e soprattutto il campionato americano, e poi anche MotoGP, come è venuto fuori dal video, comunque uno sport che mi piace molto. Ragazzi, iniziamo con le domande. Pietro. Per quale squadra ci fai da piccolo? Io da piccolo, diciamo che tramite mio babbo, che diciamo mi ha trasmesso un po' la sua passione, tifavo Juve. Poi un po' crescendo, diciamo, il tifo è un po' sceso, nel senso che non sono mai stato un vero e proprio tifoso accanito, tutto lì. Vai. Che idolo? Qual è il tuo idolo? Il mio idolo è, diciamo che è stato fin da piccolo, Gerrard, come è venuto fuori dal video, che è stato un po', diciamo, il giocatore cui mi sono sempre un po' ispirato. Chi è il tuo giocatore preferito? Eccola qui. Marchisio. Benissimo. Vai. Chi è il tuo migliore amico del Pescara? Dico Capone, magari il ragazzo con cui passo un po' più di tempo. E accompagnandolo anche in macchina, visto che lui non ha la patente, quindi quello con cui ho un po' più di rapporto. Prossimo. Che emozione hai trovato a giocare con l'Under 21? È una grossa emozione, è stato un bel traguardo, e anche cantare l'inno d'Italia, diciamo che è una gran bella emozione. Come ti trovi in questa squadra? No, mi trovo bene, sicuramente magari stiamo attraversando ora un momento un po' non facilissimo, però anche con i miei compagni fin da subito mi sono trovato molto bene, e speriamo di finir bene soprattutto. Qual è il tuo numero di maglia preferito? Il mio numero di maglia preferito è il numero 5, perché è la data del mio compleanno. E quindi, nel senso, dimmi. Avvicina il marzo. Microfono. Marzo. Perché quanto ti tieni alla maglia del Pescara? Ci tengo molto, perché diciamo
è un passo, penso sia un passo importante per la mia carriera, e finire bene soprattutto quest'anno mi può aiutare anche il prossimo anno. Almeno il mio obiettivo è di almeno provare a giocare in Serie A, quindi concludere bene con questa maglia mi può dare una grossa mano. Come mai ti piace il calcio inglese? Perché lo reputo il campionato più bello, più, come dire, più interessante rispetto agli altri, per quello. Qual è il segreto per poter vincere a Palermo? No, sicuramente non sarà una partita facile. Dobbiamo giocare da squadra, penso sia quello il segreto. Giocare da squadra e poi provare a vincerla. Che squadra tifi? Ora diciamo che la squadra tifo Liverpool. Sì, però non è proprio un tifo l'Atalanta, più Liverpool invece mi piace seguirla, guardare le partite. E poi c'è Cesena, no? Non sei attaccato? Non tantissimo, no. Cioè nel senso, essendo della mia città, sì, la guardo, però anche il fatto che lo stesso campionato, capito, un po' è sceso, un po' questo interesse. Aspetta, aspetta, facciamo concludere il giro di domande e poi potete intervenire ancora. Come si può diventare un calciatore? No, sicuramente... Per prima cosa penso sia, a livello così piccolo, divertirsi giocando e poi cercare di avere passione e di curare, secondo me, tutti i dettagli. Cercare di crescere seguendo le indicazioni dei vari mister durante tutti gli anni. E tutto lì, penso. Penso sia un fatto anche di poi cercare di metterci sempre più voglia e sempre più impegno. Adesso c'è un'altra domanda, passiamo il microfono a Claudio, il nostro interlocutore più loquace. Vai. Ma tu sei in prestito al Pescara, sì? Sì, dall'Atalanta. Vai. Qual è stato il tuo primo gol da professionista? È stato l'anno scorso, che l'ho fatto nella partita Cittadella Carpi. È stata una grossa emozione. Sai, Luca, che pure io mi chiamo Luca? Sì? Bene. Complimenti. Allora, passate il microfono a lui. Passa il microfono a... Ah, tu ti chiami? Alessandro. Qual è stato il tuo primo gol? L'abbiamo appena detto. È stato l'anno scorso, una partita Cittadella Carpi. Che è finita 4-1. Vogliamo cambiare il suo gol più bello invece? Cambiamo la domanda. Le volevi chiedere tu? Allora dai, passiamo il microfono così facciamo fare la domanda a Claudio. Dai. Eh sì, adesso sono mortificata. Dai, recuperiamo subito. Fai la domanda, Claudio. Però devi avvicinare il microfono, ripeti. Qual è il tuo gol più bello? Il gol è una partita Pescara-Venezia. Quella che è finita 1-0, ha fatto gol verso la fine della partita. No, il tiro da fuori. Fuori aria. Alla... Aspetta, aspetta, vai, vai, che qui c'è un esperto. Vai. Lascia, sì. Dai, che c'è qualcuno che ci vuole riscrivere l'azione, vai. O all'incrocio. All'incrocio. Pietro, vai. Facciamo raccontare questa azione che Pietro la ricorda, dai. Quando Brugman ti ha passato la palla e tu l'hai fatto all'angolino. Sì, giusto, bravo. Te lo ricordi bene. Allora. Bravissimo, bravissimo. Allora, ci sono altre domande. Passa il microfono. Vai. Vai. Qual è stato il tuo gol preferito? L'ha detto. È stato sia il mio gol preferito che il gol più bello, quello Pescara-Venezia. Sì. Ci sono altre domande? No, non ci sono altre. Sì.
Secondo te qual è la squadra più forte del mondo? Real Madrid per me. Real Madrid. Pure secondo me. No, per me è Real Madrid in questo momento. Aspetta, aspetta. Passa il microfono davanti. Volevi aggiungere qualcosa? Pure il Barcellona perché è prima. Sì, anche il Barcellona è forte, però non so. In questo momento secondo me è il Real Madrid. Vai. Diamo il microfono al Claudio. Secondo te il tuo giocatore più forte al mondo qual è? Ronaldo. Quello che ho detto prima io. Quello? Quello che ho detto prima io. Però... No, senti, passiamo il microfono dietro, passa il microfono che non abbiamo sentito, dai. Ripeti la domanda. È giusta, Sara. Ma se tifi Liverpool, il tuo giocatore preferito deve essere Salah. Ah! Se no anche Mané c'è forte. Aspetta, passate il microfono che qui ci sono delle obiezioni. Sanno tutti. Sono tutti, sono fai bene a tifare una squadra che è straniera perché le squadre straniere. No, aspetta, non ho capito, scusami. Fai bene a tifare una squadra straniera perché le squadre straniere, cioè, vanno più veloci di gioco. Gioco più veloce. Hai ragione. Il campionato inglese secondo me è bello anche per quello. Ci sono molti tiri, invece in Italia si fa più possesso palla. Giusto, c'hai ragione, è vero. Pietro, vuoi aggiungere qualcosa? Vai, poi dobbiamo... Portiere più forte del mondo, secondo te qual è? Portiere? De Gea, quello del Manchester United. Allora, c'è Luca, vuole fare un'altra domanda? No. Claudio, dai. Hai visto Martedì che sul tiro di Guarino è volato Navas? Ha fatto una bella parata. Aspetta, aspetta. Passiamo il su microfono. Su me il portiere più forte del mondo fra Navas e De Gea. Incredibile. Secondo me invece sono Navas, De Gea, Ter Stegen e Neuer. Sei d'accordo? Bruno, è impressionante, è impressionante. Questi non si perdono una partita e vedono tutte, no? Mister, ma parlano del calcio televisivo poi durante gli allenamenti? Ma no, durante gli allenamenti, no. Però... seguono tanto, ci sono alcuni anche più piccolini che si fermano a vedere partite di Lega Pro incantati, ci sono genitori che mi vengono e dicono mister guarda sono disperato perché guardano di tutto, sì sì, delle partite allucinanti e seguono tutte le partite e seguono poi ovviamente i calciatori. Francesco De Luca? Allora, io mentre li osservavo. Ragazzi, un po' in silenzio, per favore, sennò. Io mentre li osservavo, li guardavo con ammirazione e pensavo tra me e me, volevo coinvolgere anche Luca e Bruno, e pensavo ai soldi che hanno speso società come il Paris Saint-Germain, quindi milioni e milioni di euro, senza ottenere quello che volevano, e altre società che hanno investito come il Barcellona sui giovani, da molti anni e adesso si trovano ai vertici del calcio mondiale, e quindi mi veniva da pensare proprio questo, cioè che oggi forse non si ottengono i risultati o perlomeno solo con i soldi, se non si parte dalla base e comunque da un settore giovanile importante. Luca viene mi sembra anche dall'Atalanta, dove c'è un settore giovanile importantissimo in Italia.
non si possono ottenere dei grossi risultati. Io spero che il Pescara ha intrapreso questa strada verso i giovani, continui su questa strada, perché il futuro del calcio sono più loro che i milioni che possono arrivare da non so quale parte del mondo. E merita un applauso questa affermazione di Francesco De Luca. Bruno, condividi? Sì, sì, ma da sempre i settori giovanili sono la linfa per le squadre di calcio, e dalle più grandi, ma soprattutto per quelle minori, perché avendo meno potenza economica, quelle minori devono attingere dai vivai e quindi devono cercare di farlo nel migliore dei modi. Luca, si è parlato anche dell'Atalanta, una società che ovviamente conosci bene. Diciamo che è stato un po' negli ultimi due anni la fortuna dell'Atalanta, nel senso far giocare molti giovani, hanno dimostrato di saperci stare, di saper far bene in Serie A, e secondo me molte squadre dovrebbero prendere esempio, perché nel senso, come hanno già detto, i settori giovanili, i giovani in questo momento sono un po' quello che farà magari svoltare anche il campionato italiano, anche la stessa nazionale. Facciamo un applauso a Luca Valzania. E noi adesso guardiamo il TG Biancazzurro, che ci aggiorna proprio sui giovani del Pescara, e poi torniamo in studio per gli ultimi scampoli di Cuccioli e Campioni. Con Luca Tesaio, il TG Biancazzurro. Il TG Biancazzurro delle giovanili del Pescara, appuntamento l'8 aprile alle 10 del mattino con Pescara Palermo Under 15 al Delfino Training Center. Sull'altro campo alle 10.30 Pescara Bagicalupo Under 14, sempre al Delfino Training Center. Sempre al Poggio Delfino Training Center alle ore 12 Pescara Palermo Under 16. Naturalmente il tutto con dirette a cura dell'area comunicazione della Pescara Calcio. E poi il pomeriggio alle 15 appuntamento in Umbria con l'incontro Ternana Pescara per l'Under 17. E vedete in primo piano Luca Valzania, sono per lui le ultime domande della nostra trasmissione. Il microfono, vai, fai la tua domanda. Quale Pescara vedremo a Palermo? Vedremo un Pescara coraggioso che non avrà paura di giocare contro il Palermo, anche se è una delle pretendenti a vincere il campionato. Cercheremo di fare il risultato a tutti i costi, perché dobbiamo uscire un po' da questo periodo buio che non ci appartiene, e quindi andremo là senza paura e soprattutto con molto coraggio. Che cosa ti ha colpito dal nuovo allenatore Pillon? Diciamo un allenatore che, come dire, sa il fatto suo, sa metterci in campo, sa dirci magari quando sbagliamo, se lo sa dire, però senza, come dire, strigliarci troppo. E sicuramente ci ha, in questi primi giorni ci ha aiutato molto a livello mentale, perché magari dove in questo periodo eravamo un po' carenti. Bruno, cosa ti aspetti dal nuovo Pescara a Palermo? Ma io penso che se Pillò ha lavorato bene, soprattutto dal punto di vista mentale, perché credo che questo era il lavoro che ha dovuto svolgere più che altro, perché in una settimana solo su questo puoi battere, se ha fatto un buon lavoro, come credo, vedremo senz'altro un Pescara combattivo. Poi che la partita è difficile a Palermo lo sappiamo, però ciò non toglie che si può fare il risultato. Francesco De Luca? Io sono convinto che a Palermo il Pescara farà una buona partita, anche perché andiamo a incontrare una squadra forte che conscia della sua forza proprio non si chiuderà,
in difesa o comunque giocherà la partita, allora penso che il Pescara ha una buona squadra e può dire sicuramente la sua. Mister. Ma io mi rivolgo soprattutto al mister, che è un uomo di esperienza, quindi è quello che in questo momento probabilmente soprattutto i più giovani hanno bisogno, e sicuramente saprà dar loro la fiducia di cui hanno bisogno, perché è solo una questione di tranquillità. Poi, ti strappiamo la promessa, dopo la partita di Palermo commenterai, farai commentare a loro la prestazione del Pescara e ci riferirai cosa dicono, perché a questo punto siamo curiosi, visto che sono così esperti e loquaci. Noi siamo arrivati alla fine di Cuccioli e Campioni, grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa, grazie ai piccoli amici del Pescara 2011, grazie a Luca Valzania, grazie a Bruno Nobili, grazie a Francesco De Luca, grazie a mister Marco Mosca, un ringraziamento a tutto lo staff tecnico, Luca Teseo in regia, Alceto Antodonati, Marco Mucciante, Fabio Mucciante, scusate, Max Mucciante, Manuel Guaglialone e anche Manuel Mucciante, che ha fatto delle bellissime foto che potrete vedere sul sito della Pescara Calcio e sul sito di Cuccioli e Campioni, profilo Facebook che vi invitiamo a visitare. Noi ci vediamo tra 7 giorni. Buonanotte.